Oggi siamo a Misano ed è la prima occasione 2014 per la Time Attack Series. Le previsioni come sempre ci graziano, il tempo è bello, tutti si stanno divertendo, pochi problemi, fantastico. Io da sempre sono appassionato di sport giapponesi, vedevo tutti questi video degli amici giapponesi che hanno creato questa cosa, mi affascinavano le macchine, ho pensato che in Italia poteva essere una cosa di interesse e infatti abbiamo più di 100 piloti ed è una cosa molto interessante e molto ben recepita. Diversi turni di prova, poi c'è un super lap dove te dai il massimo e cerchi di fare il miglior tempo. Vince chi fa il tempo più veloce nel giro migliore di tutta la giornata. Devi fare il giro veloce, praticamente sono una sessione di 4 giri fondamentalmente, giro di lancio, giro veloce sei tu contro il cronometro, non hai avversari se non il cronometro. Si può perdere, si può vincere anche in un giro solo secco, quindi si fanno dei turni di prove cronometrate e la finale viene praticamente chi fa il giro più veloce vince la finale. Time Attack sono delle giornate molto carine, adatte più che altro a chi inizia in pista e vuole mettersi comunque in competizione. Giornate molto divertenti e economiche perché il motorsport in questi giorni è molto caro. Che sono venuto a conoscenza l'anno scorso a giugno tramite Facebook e da lì poi c'è stata la prima iscrizione per la prima gara a fine settembre e la successiva ad Adria a fine novembre. Un amico che ne ha già fatto l'anno scorso questo tipo di gara mi ha detto vieni che ci si diverte un sacco, in effetti è la prima gara che faccio, è veramente divertente. Stamattina mi sono trovato bene e devo dire che questo turno mi è piaciuto molto di più, anche perché è la prima volta che guidavo questa macchina e la prima volta che guidavo più che altro qui a Misano. In Italia ci sono tantissimi appassionati che ormai non possono più utilizzare il veicolo sportivo per strada e quindi diciamo che c'è un bel giro di parola una volta che qualcuno si prende l'incarico e ha la voglia di organizzare questi track day. Thank you.
forti e con una sana competizione. Stiamo prendendo confidenza con la macchina che è in rodaggio ancora, quindi stiamo vedendo di stringere piano piano. Delle giornate in pista dove frustiamo i nostri mezzi per avere il meglio dal mezzo, per trovare il miglior assetto possibile. Che la ricerca del giro perfetto, il time attack è entrare in pista in assenza di basket di bagarre e migliorarsi giro su giro sino a registrare il proprio miglior tempo. Noi ne abbiamo fatto un campionato per aumentare la competitività, oggi è una giornata ancora non competitiva ma diventerà a breve un campionato ufficiale.